Allora, buonasera a tutti, benvenuti in Accademia e benvenuti a queste sessioni di scienza aperta, istituite proprio per avere un colloquio, diciamo anche informale, e ottemperare quelle che sono le missioni che noi vogliamo compiere come accademici, cioè avvicinarci agli altri, alla cittadinanza, alla società in generale. E quindi partecipare a quella che viene chiamata attività di terza missione anche per l'Ateneo di Bologna. Noi con molto piacere, io sono Rita Casadio, vicepresidente di questa accademia e anche presidente appunto della classe di scienze fisiche di questa accademia. Abbiamo qui l'onore di avere come ospite stasera, grazie anche come dire, a un'attività di coordinamento del professor Donatiello, che è un membro di questa accademia, il professor Babaoglu. Allora, il professor Babaoglu è fondamentalmente e ancora un professore dell'Università di Bologna ed è un professore di informatica presso l'Università di Bologna, dove arriva nel 1988, dopo essere stato professore associato al Dipartimento di Informatica della Cornell University. Ha avuto un dottorato sempre negli Stati Uniti, a Berkeley, Università di California, nel 1981, e lì è stato uno dei progettisti principali del sistema operativo BSD, di cui molto probabilmente parlerà lo stesso professore, che è alla base di molte delle versioni di Unix che hanno poi circolato successivamente. Ora ha ricevuto un sacco di premi per questo suo successo iniziale. E non sto neanche qui ad elencarli, e comunque ha dato fondamentali appunto contributi alla comunità del sistema Unix e alla Open Industry Standards. Attualmente è stato attivo in diversi progetti di ricerca europei sul calcolo distribuito e sui sistemi complessi adattativi, autore di un centinaio di pubblicazioni. Naturalmente è uno degli scienziati più prestigiosi e attivi nel campo della computer science. Ora è con molto piacere che gli lascio la parola e niente, grazie per aver aderito a questa iniziativa. Grazie, grazie mille Rita. Grazie a voi per essere presenti. Vedo tanti cari amici di vecchia data tra di voi. Dunque, per me quest'anno 2021 è stato un anno particolare perché rappresenta due traguardi importanti. Il mese di agosto era il 40° anniversario del mio dottorato di ricerca, cioè anche inizio della mia carriera accademica. E poi il mese che verrà, dicembre, saranno 34 anni della mia permanenza a Bologna. Quindi ho accettato l'invito dell'Accademia molto volentieri perché mi dà per due motivi. Il primo, perché mi permette di dare ai colleghi un saluto di fine carriera che sta avvicinando velocemente. Secondo, perché mi dà l'opportunità di raccontarvi come è iniziato tutto e come la mia formazione americana si intreccia fortemente con l'arrivo di Internet all'Università di Bologna. Sappiamo che la stessa storia può essere vissuta e raccontata in maniera diversa da persone diverse. E voglio sottolineare che questa è la mia storia, quindi possono essere altre due versioni diverse della mia. Quindi ho detto che la mia formazione si intreccia fortemente con tutto quello che segue. Quindi voglio iniziare questo racconto dal capitolo americano, che senza dubbio ha avuto maggior impatto su di me. Mi sono trasferito negli Stati Uniti nel 1969, in seguito al secondo incarico di mio padre in un'ambasciata turca. Primo è stato Baghdad, Iraq, il secondo Washington DC, negli Stati Uniti, dove sono rimasto fino all'anno 1979, completando il diploma e la laurea. Ma la vera storia inizia subito dopo a Berkeley, California. Quindi partiamo con quello.
Io arrivo a Berkeley nel 1979, dopo aver mi sono laureato al George Washington University nel Washington DC. E l'anno precedente al mio arrivo a Berkeley, Ken Thompson era stato lì, passato un anno di sabbatico, e con sé aveva portato una copia del sistema operativo Unix versione 7 e installò su un micro computer PDP 1170. Il sistema Unix era stato sviluppato a Bell Laboratories nell'anno 1970 con Thompson con suo collega Dennis Ritchie. E nel 1983 Thompson e Ritchie hanno ricevuto il premio Turing per questo lavoro che, come sapete, nel campo informatico il premio Turing è paragonato al premio Nobel. Quindi voglio parlarvi di questi anni vissuti a Berkeley. Quindi quando sono arrivato a Berkeley nel 76, innanzitutto anni 70-80 ho visto Stanford e Berkeley come proprio motori che hanno fatto volare il Silicon Valley in quei anni. E quando sono arrivato io, il corpo docente del Dipartimento di Scienze dell'Informatica a Berkeley consisteva di seguenti personaggi: Richard Karp, che nell'anno 85 è diventato premio Turing anche lui, e poi William Kahan, nell'89 ricevuto il premio Turing, Manuel Bloom, premio Turing nell'anno 1995, Michael Stonebreaker, premio Turing nell'anno 2014, David Patterson, ricevuto il premio Turing qualche anno fa, 2017. Invece per quanto riguarda i studenti, i colleghi che avevo come dottorandi a Berkeley assieme a me, consisteva di alcuni di questi personaggi: Silvio Micali, premio Turing 2012, Shafi Goldwasser, premio Turing 2012, assieme a Micali. Eric Schmidt, CEO di Novell, 1997, e poi per un decennio, dal 2001 fino al 2011, CEO di Google nei anni più effervescenti di questa azienda. David Itzel, che ha fondato una società, Transmeta Corporation, forse poco noto rispetto agli altri. Dale Skin, fondato Vitria Technology. Randy Katz, che è co-inventatore della tecnologia RAID per dischi. E poi l'ultimo, per non per importanza, Bill Joy, che per me è stato un personaggio fondamentale, come vedrete successivamente quando vi racconto tutto quello che segue. Joy è un personaggio veramente incredibile, un programmatore prolifico che ha sviluppato alcuni dei tool più utilizzati nel mondo Unix, tra cui editori EX, VI, C Shell, e poi nel 82 fondato la società Sun Microsystems, uno dei primi produttori dei workstation scientifici. E poi era coinvolto anche nello sviluppo del linguaggio Java e l'architettura Spark di microprocessori. Quindi io mi trovo a Berkeley con questo personaggio di proprio pesanti. Io arrivo da un'università molto meno prestigiosa, quindi sono stati anni anche diciamo di grande formazione. Nel 1977 comincio a lavorare sulla mia dottorato sotto la supervisione di Domenico Ferrari, che è stato mio supervisore, eccolo. E l'anno successivo, nel 78, Berkeley riceve un calcolatore prodotto da Digital Equipment Corporation di questo modello VAX 11780. E questo
Questo calcolatore è importante perché è una rottura con l'architettura precedente che era PDP 11 a 16 bit, invece VAX era un calcolatore a 32 bit e poi supportava anche un sistema detto memoria virtuale che permetteva di eseguire programmi con una esigenza memoria molto più vasta rispetto alla memoria fisica collocata sul calcolatore. Nel 1979 Tom London, sempre di Bell Labs ma delle sede Hornell, trasporta Unix versione 7 dal PDP 11 a questo nuovo calcolatore VAX 11. Viene battezzato come Unix 32U. Nel stesso anno, 1979, io comincio a lavorare su questo sistema assieme a Bill Joy per implementare supporto per questa memoria virtuale che la macchina era in grado di supportare. Però nel Unix attuale non c'era un supporto a livello sistema operativo di questo tipo di risorse. E stesso anno, verso fine del 79, questo sistema viene rilasciato da Berkeley sotto la sigla 3BST. BST vuol dire Berkeley Software Distribution. I primi due BST, 1 e 2, erano sistemi software prodotto personalmente da Bill Joy, ma non includevano sistema operativo, ma erano applicazioni tipo editor e C#. Quindi questo è il primo rilascio di sistema Unix che include il sistema operativo vero proprio da parte di Unix. Questo 3BST era strumentale che Berkeley ricevesse un contratto importante dalla DARPA, Defense Agency for Advanced Research, per lo sviluppo di una piattaforma standard per i progetti di ricerca finanziati da DARPA e requisiti della nascente rete ARPANET. ARPANET, come sapete, è l'origine dell'internet attuale. Nel giugno del 1986 viene rilasciato invece la versione 4.3 di BSD che include l'implementazione del protocollo TCP/IP da parte di Bill Joy. E questo subito diventa il sistema operativo più diffuso su questo calcolatore VAX 11. Il rilascio di questo 4.3 BST probabilmente è stato l'evento che ha fatto decollare la rivoluzione internet, perché l'implementazione di TCP/IP da parte di Bill Joy basata sull'astrazione dei socket fa sì che programmare per la rete diventa quanto facile programmare per lettura e scrittura di un file. Questo facilità fa crescere internet in maniera esponenziale. Ecco, questo l'ho già detto. A Berkeley era nato un gruppo detto CSRG, che sta per Computer Systems Research Group, fondato nel 1980 da un professore di nome Rob Fabry, che diventa un punto di riferimento per lo sviluppo di sistemi Unix al di fuori di Bell Labs. Questo gruppo viene riconosciuto al convegno, 25esimo convegno del Unix Association nel 1994, attraverso una mazza di carta, con ogni carta riporta la foto e nome di uno membro di questo gruppo. Questa mazza subito diventa un
un oggetto di culto, pochi esemplari rimasti, uno è adesso nel Computer History Museum a Boston, e io risulto come re di picchi in questo mazzo. Ecco, quando sono a Berkeley, seguo diversi corsi di lingua italiana per pura passione, senza nessun motivo di nessun tipo. E invece nel 1980, supervisore Domenico Ferrari accetta un anno di sabbatico a Piacenza, all'Università Cattolica, sede Piacenza, e organizza una borsa di studio per me al laboratorio Istituto di Analisi Numerica CNR a Pavia, sotto la direzione di professor Enrico Magenis. Nel 1981 National Science Foundation espande ARPANET e finanzia una nuova rete detto Computer Science Network, perché fino adesso la rete ARPANET era finanziata da questo ente ARPA, che era di origine militare perché faceva parte del Ministero della Difesa. Invece questo è il passaggio dal Ministero della Difesa al campo civile tramite National Science Foundation, è un passaggio importante nella storia di Internet. E io nel 1981, dopo questo soggiorno a Pavia e poi incluso anche 4 mesi in Turchia per servizio militare nell'esercito turco, ritorno a Berkeley e completo il dottorato e consegno la tesi. E nel agosto dell'81 accetto una proposta di assistant professorship a Cornell University, al Department of Computer Science, che avevo intervistato a Cornell andando in Turchia prima per il servizio militare, quindi avevo intervistato prima di aver conseguito il titolo del dottorato, però mi hanno fatto questa offerta diciamo un po' a cieco. E io quindi a agosto mi trasferisco da Berkeley a Ithaca, New York, la sede di Cornell University. E poi l'anno successivo, nell'82, è il protocollo TCP/IP, di cui Bill Joy aveva implementato nel sistema Unix, diventa la lingua franca di tutta la rete finanziata dal Ministero della Difesa. Quindi diventa un linguaggio molto importante per la comunicazione digitale. E nel 1983 ARPANET completa la transizione da un protocollo precedente che si era NCP a questo protocollo TCP/IP. E Cornell diventa uno dei 6 nodi e una nuova rete di comunicazione denominata NSFNet per via del fonte di finanziamento che era National Science Foundation. Ecco, nel 1985, mentre ero a Cornell, partecipo a un concorso nazionale per professore di prima fascia in Italia, con l'aiuto fondamentale di Giuseppe Serazzi, che avevo conosciuto a Pavia durante il mio soggiorno, in quei anni era professore all'Università di Pavia. Serazzi è di una importanza enorme in questo mio facendo, perché lui mi introduce ai concetti fondamentali italiani tipo carta bollata, avvio
con avviso di ricevimento postale. Quindi questi sono aspetti fondamentali per inviare un pacco dall'America al Ministero MURST della ricerca italiana, passando prima dal consolato italiano a New York per avere tutti i vari timbri di convalidazione. Quindi mando questo pacco alla partecipazione al concorso veramente senza nessuna aspettativa realistico, perché figurati uno dall'America che partecipa a un concorso italiano in quei anni era assolutamente molto molto un evento assolutamente rarissimo. A grande sorpresa di tutti invece risulta tra i vincitori e poi a sorpresa di tutti perché un trentenne straniero, non solo, ma turco, e senza nessun sponsor italiano che vinca un concorso pubblico in Italia era visto come un miracolo, un evento storico. E qui sottolineo il fatto di essere turco perché il bando del concorso prevedeva anche partecipazione dei stranieri, anche tra i vincitori era previsto, solo che la clausola era una clausola di reciprocità, cioè e doveva essere un accordo di reciprocità tra Italia e il paese di origine per essere un vincitore valido. E il concorso va in tilt per 2 anni per il fatto che tra la Turchia e l'Italia nessuno sapeva se esisteva questo accordo di reciprocità. Cioè un italiano poteva diventare un professore in Turchia, punto interrogativo, nessuno sapeva la risposta. Quindi l'intero concorso viene bloccato, quindi tra i vincitori di questa ondata di concorso ho una bruttissima fama perché tutti mi conoscono come quello che ha bloccato il nostro preso di servizio per 2 anni. Però purtroppo era fuori mio controllo. E invece nel gennaio del 1987 il concorso si sblocca e questo proprio alla tenacità assolutamente personale di un unico personaggio, Ilio Galigani, che era un professore di matematica qui a Bologna, che lui prende proprio in caso, a cuore mio caso, e fa uno sforzo tremendo per sbloccarlo, facendo non so quanti viaggi tra Bologna e Roma al MURST, all'ambasciata turca, cercando di risolvere questa domanda della reciprocità. E questo, alle fine, lo sblocco viene annunciato a me in un'email da Giuseppe Serazzi, dicendo che tutto ok, per me vuol dire che il concorso effettivamente ha avuto l'approvazione del Ministero. E il mese successivo, a febbraio, cominciano le manovre per le chiamate, perché essendo un concorso nazionale, per chi di voi ha partecipato a un concorso nazionale, sa che i vincitori costituiscono un pool di vincitori, di cui le varie sedi che hanno posti liberi dovevano pescare tra questi vincitori e facendo le chiamate. Quindi comincia delle grosse manovre per le sedi più ambite, ovviamente. Io, non avendo nessun punto di riferimento in Italia, cioè non avevo una sede casa perché non venivo dalla formazione italiana, quindi ero un po' fuori di questi giochi e nel novembre 87 vengo chiamato dal Dipartimento di Matematica di Bologna come il primo ordinario in questo settore SST INF per informatica. Ecco, come notate nel mail di Serazzi, lui cita un certo
nome Saban. Quindi bisogna ringraziare Saban. Perché? Ma chi è questo Saban? Saban è un certo Giacomo Saban. Come questo l'ho già detto, nell'86 Gallegani fa uno sforzo veramente supereroico tra Bologna e Roma, giocando tutte le carte diplomatiche per risolvere la mia situazione. Però fallisce per vari motivi. E poi a un certo punto cambia mestiere, invece di giocare la carta politica si veste da un investigatore privato, Gallegani, e va alla caccia dei casi precedenti che possono essere dimostrati come casi che convalidano questa reciprocità tra la Turchia e l'Italia. E questa sua ricerca lo porta a questo personaggio Giacomo Saban, che era stato professore di matematica all'Università di Istanbul dal 52 al 79. Essendo cittadino italiano, infatti Saban era nato, eccolo, questo con la sua famiglia, Saban è il maschio a sinistra, con la sua sorella. Saban era nato nel 1926 a una famiglia italiana a Istanbul, di origine ebrei, cacciati dalla Spagna nel 1492 e accolti dai ottomani a Costantinopoli. Quindi così comincia il mio capitolo italiano. Arrivo a Bologna nel dicembre del 87, questo è il timbro del fumicino sul mio passaporto americano, 21 dicembre dell'87, entro in Italia e arrivo a Bologna. E con me porto due valigie di effetti personali, più una scatola che contiene un workstation di modello SAN 2, assieme a un disco esterno di ben 71 megabyte. Ecco, questo è il workstation e tutto questo bagaglio è un disco rigido di 71 megabyte. Vi rendete conto del progresso che abbiamo? Quindi questo sarebbe in grado di contenere diversi centinaia di terabyte, non megabyte, ma terabyte. Comunque, questi due oggetti erano stati, è stata una donazione da parte di Sun, promosso fortemente da Bill Joy, a Cornell, però a mio nome. Quindi effettivamente questi erano di mio possessione, cioè erano stati donati al Cornell University, però indicando io come destinatario. Quindi potevo portarli con me in Italia. Quindi arrivo a Bologna con questi oggetti e qui comincia lavoro duro di cercare di mettere in rete non solo il mio calcolatore, ma l'intero dipartimento di matematica. Quindi una volta configurato, acceso il workstation nel mio studio in Porta San Donato, imbocco la lunga strada verso il desiderio di essere connesso, cioè perché ero abituato negli anni in America di essere connesso almeno per avere disponibile la posta elettronica che avevo perso con il mio arrivo in Italia. Per primo convinco il Dipartimento di Matematica di acquisire un modem della marca Telebit Trailblazer, questo oggetto qua, e lo collego al mio workstation nel mio studio. Questo modem Trailblazer è costoso, ingombrante, però rispetto
ma allo stesso tempo è rivoluzionario perché riesce a trasferire informazione 4 volte più veloce, cioè a 9600 baud rispetto a 2004, che era la velocità dei modem precedenti. Quindi rappresenta un passo avanti di notevole dal punto di vista di velocità di trasmissione dati. Nel 1989 il mio calcolatore nel mio studio diventa il nodo UBMD, che sta per l'Università di Bologna e Dipartimento di Matematica, su una rete che si chiamava Usenet, facendo facendo proprio chiamate telefoniche su linea telefonica al nodo UGDIS, che sta a Genova, al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telecomunicazione. Quindi questi due calcolatori ogni notte dialogavano attraverso linee telefoniche con questi modem in entrambi i due lati e creavano una rete cosiddetto UUCP, Usenet. Stesso anno, 89, Berkeley mette la sua implementazione TCP/IP nel pubblico dominio, che accelera ancora più la crescita di internet, almeno in America. Usenet è una rete che nasce nel 1980 come una versione povera di ARPANET, perché non richiedeva delle linee di trasmissione private, costose, ma usava proprio le linee telefoniche esistenti ovunque. E usava un protocollo UUCP per trasferire posta elettronica, i file, e anche qualcosa che si chiamava NetNews. Era noto principalmente per il suo servizio di news groups. Queste sono categorie su vari argomenti in cui utenti potevano sottoscriversi e partecipare a una specie di chat, dialogo con altre persone sparse per il mondo su questi specifici argomenti. Usenet è un esempio di una rete detto peer-to-peer, perché non ha un punto centrale di amministrazione o di configurazione. Tutti i nodi Usenet sono a livello pari, sono dei peer. Quindi era un primissimo esempio di una rete peer-to-peer. E tantissimi concetti, ma anche il linguaggio che usiamo oggi sulla rete, tipo FAQ, Frequently Asked Questions, Flame Wars, Spam, Trolling, Porn, hanno loro origini in Usenet. Quindi i gruppi degli argomenti di Usenet sono organizzati in maniera gerarchica, non sono piatti come può essere in un group chat oppure topics, hash topics di Twitter, che sono concetti simili. Ci sono 8 livelli, primi livelli di questa gerarchia, che sono comp, humanities, misc, news, rec, sci, soc e toc. Potete immaginare a cosa fanno riferimento. Comp riguarda computer science, humanities self-explanatory, news e notizia, rec, recreational, science, social e talk per chattare. Invece esisteva anche una nona categoria denominata alt per alternativa, che era una categoria più anarchica, in senso che non c'era nessuna amministrazione consenso tra gli utenti, ma ognuno poteva estendere questa gerarchia come voleva verso basso, quindi partendo da alt poteva creare sottocategorie quanto voleva senza nessun tipo di vincoli. Infatti questo fa sì che il gruppo alt binaries in poco tempo diventa quello più popolare, almeno dal punto di vista volume di traffico che viaggia, perché diventa un canale
diffondere immagini pornografici. Ecco, questo è un frammento di un file di configurazione di Usenet dove si può identificare i nodi UBDM per Bologna e UGDIS per Genova, in cui ci sono informazioni tipo nome dell'amministratore, i coordinati geografici, 40 gradi nord, 10 gradi, 10.3 gradi est, indirizzo di posta normale, numero di telefono, eccetera. Quindi questo file conteneva tutti i nodi presenti e poi veniva aggiornato quotidianamente e diffuso nella rete usando la rete stessa per aggiornarlo con le ultime modifiche. Ecco, adesso voglio concentrarmi su uno dei newsgroup in particolare, cioè Soch Culture Italian. Come detto, questa è la gerarchia topics sociali, in questo caso si tratta di cultura italiana, che era un gruppo abbastanza folto, attivo in quegli anni da personaggi di tutto il mondo che avevano a che fare con l'Italia. Vi faccio vedere un esempio di questo gruppo. Viene infiltrato un giorno da un italiano che sta in America e comincia a fare dei post che sono di natura vulgari verso Italia e italiani, giusto per provocare. E questo viene chiamato il trolling, cioè di proprio pescare questo tipo di reazioni da personaggi facendo commenti disparagitivi e infiammatori. Qui volevo notare un altro gruppo, Rec Bicycle Racing. Rec sta per recreational, e questo era un gruppo che conteneva gente interessata al ciclismo, in particolare ciclismo professionistico, cioè agonistico. E in questo gruppo io raggiungo una certa fama, primo perché faccio dei post dei risultati di gare professionistiche in Europa, cioè risultati delle classifiche, i vari gare tipo Milano, Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi, Baston Liegi, Parigi, Roubaix, che vengono apprezzati moltissimo dai altri appassionati, perché in quei anni, come potete immaginare, non ci sono siti web e non c'è la TV satellitare per vedere questi eventi. Quindi ero l'unico fonte per avere queste informazioni in maniera tempestiva per molte persone sparse per il mondo. Quindi questo è il primo motivo. E poi il secondo, c'era un personaggio dall'America che organizzava una specie di concorso ogni anno per predire i risultati delle classiche di primavera. Milano, Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi, Baston Liegi, Parigi. Io ho partecipato a questi concorsi per diversi anni e il risultato è sempre il vincitore. Cioè, le mie previsioni erano sempre più fedeli dei altri partecipanti, quindi questo è un altro motivo per raggiungere una certa fama. Ecco, nel tardo 88 il Dipartimento di Matematica aveva fatto un investimento, almeno per quei anni, notevole per attrezzare il Dipartimento con dispositivi informatici. Il Dipartimento aveva acquistato diverse attrezzature sia per costruire una rete interna al Dipartimento, anche dei calcolatori di marca Sun e anche dei Macintosh. Mi aveva permesso di costruire un piccolo laboratorio didattico nell'aula Enriques, dove insegnavo il mio corso TAMC, Teoria applicata delle macchine calcolatrici, e poi diversi calcolatori per fare dei server
per vari servizi del dipartimento. E invece per la rete aveva investito a collegare tutti gli studi dei docenti con una rete di tecnologia Thin Ethernet, che era un cavo coassiale che girava per il corridoio, e poi anche un'altra rete per collegare macchine di marca Apple in una rete Apple Talk. Quindi i vari calcolatori del dipartimento erano tutti collegati tra di loro, e poi si era creato un bacino di calcolatori nel sala lettura del dipartimento matematica e della biblioteca sopra, che era abbastanza apprezzato dai colleghi matematici. Ecco, adesso con questi piccoli passi mi prendo coraggio e comincio a pensare a collegarci non a reti locali, ma una rete mondiale, internet. Quindi cominciano le preparazioni. La prima cosa, come sapete, la rete internet identifica i calcolatori attraverso un indirizzo IP, Internet Protocol Address. E questi sono indirizzi, avrete visto da qualche parte, sono cifre separate con un puntino tra di loro, per esempio 192.12.77. Questi indirizzi non sono ovviamente casuali, ma devono essere forniti da un ente autorizzato, in modo tale che ogni calcolatore collegato in rete avesse il suo unico indirizzo, altrimenti sarebbe creato un gran confusione. Quindi la prima cosa che faccio è di chiedere, questa è la mia mail, questa è la risposta al Hostmaster SRI-NIC, che era il gestore di questi indirizzi nell'epoca, che stava a California nel Stanford Research Institute, SRI, NIC sta per Network Information Center, che facevo proprio una tabella dei indirizzi assegnati, quelli disponibili, forse a mano addirittura, e quando veniva una nuova richiesta vedeva il primo indirizzo disponibile e poi lo assegnava. Quindi questa è la risposta che io ho ricevuto, dandomi una classe B 130-136, che come sapete è tutt'oggi l'indirizzo della rete di informatica, e altri due indirizzi di classe C che ormai sono in disuso. Quindi questi sono i primi passi per essere collegati a internet. E lo faccio nell'agosto del 88. In quell'epoca Unibo era collegato, non a internet, ma a varie altre reti di natura proprietaria. Usenet abbiamo già visto, era questo collegamento telefonico tra noi e Genova e poi il resto del mondo. E poi c'erano altre reti proprietarie. Tra macchine IBM c'era una rete Bitnet, tra macchine Digital c'era la rete DECnet, SNA anche riguarda sempre macchine IBM. Quindi c'erano varie isole di reti, però scollegate tra di loro. E in particolare due calcolatori IBM, uno a Cineca e un altro Cunuce a Pisa, erano collegati attraverso questo protocollo SNA. Il Dipartimento di Matematica aveva una linea dedicata fornita allora SIP, che è l'attuale Telecom, prima che diventa Telecom si chiamava SIP, che è una linea dedicata tra Matematica di Porta San Donato e Cineca, che supportava una trasmissione di velocità 19.200 baud. E questa linea era collegata a un oggetto, un dispositivo chiamato Statistical Multiplexer, che divideva questa unica linea canale fisica in vari canali logici, ovviamente di velocità più bassa, perché la somma non poteva accedere 19.012.
Quindi uno di questi 16 canali, che è uno che era 9600 baud, io lo percusisco per noi, per me, e lo uso per collegare un calcolatore di macchine di marca Digital Equipment Corporation, Microvax, che stava nell'aula Enrico, essa matematica, è una macchina analoga che sta a Cineca. Quindi queste due macchine vengono collegate tra di loro con questa linea seriale a 9600 baud, però queste due macchine erano in grado di supportare una versione di TCP/IP, detto SLIP, che sta per Serial Line IP. Quindi il protocollo TCP/IP di solito richiede linee di trasmissione ben più veloci, tipo Ethernet. Questa invece è una povera, miserabile linea seriale, bassa velocità, però c'era un'implementazione nel sistema di VAX che era in grado di far viaggiare pacchetti IP su questa linea di comunicazione. Ecco, prima di arrivare al nostro collegamento, prima voglio notare che il primo nodo internet in Italia era a Cnuce, a Pisa, e risale al 986, era un collegamento via canale satellitare. Quindi, nell'aprile del 989, il Dipartimento di Matematica diventa il primo nodo dell'Unibo collegato a internet. E lo fa attraverso una strada piuttosto lungo e tortuoso, perché fa vari passi. Il primo passo, come vi ho appena detto, è questo collegamento tra Matematica e Cineca attraverso questo protocollo SLIP, Serial Line IP, che va a 9600 bit. Secondo passo è un tunnel di IP tra due macchine IBM, uno a Cineca, l'altro a Cnuce, che fa viaggiare pacchetti IP all'interno di questo protocollo SNA proprietario IBM. E poi il passo finale, il terzo passo, è da Cnuce a Pisa attraverso un canale satellitare che va a finire in Roaring Creek in Pennsylvania, Stati Uniti, e questo canale è di velocità 64 kilobit. Quindi la strada è lungo tortuoso, però c'è, effettivo. Quindi infatti qui si verifica questo proprio dell'aprile 89, in cui da un calcolatore in matematica faccio Carmen, era il Microvax in aula in lì questa matematica, e eseguo il comando ping come un host da questo nome, che un calcolatore che sta a Cornell University, e questa è la risposta che torna indietro, cioè i pacchetti rimbalzano indietro, arrivano, come vedete i ritardi sono abbastanza elevati principalmente per il canale satellitare, perché il canale satellitare va un satellite in orbita geostazionario, quindi implica diversi decine di millisecondi per fare questo viaggio round trip. Però il canale c'è. Il passo successivo, nell'estate dell'89, configuriamo i vari server di matematica per fornire questo servizio di name server. Name server sono calcolatori che forniscono la traduzione dai nomi simbolici a indirizzi IP. Quindi quando si digita gvax.cs.cornell.edu, questo deve essere tradotto un indirizzo IP per far viaggiare il pacchetto. Quindi questo servizio di name service viene comincia la sua vita a Bologna nel estate dell'89, e infatti sono due istanze: uno primario che gira su un calcolatore Sun a matematica, un secondario che sta negli Stati Uniti a Cornell come backup, perché questo servizio deve essere altamente
disponibile per rendere la disponibilità alta, si fa questo tipo di ridondanza tra due coppie, uno primario e uno secondario. E poi registro i domini univo.it, dmunivo.it e csunivo.it con il registro italiano che in quell'epoca era CUNICE. Quindi questo fa sì che possiamo utilizzare i nomi simbolici all'interno di questi domini per indirizzare i nostri calcolatori. DM ovviamente per Dipano Matematica, CS per Informatica, e Univo l'avevo preso così per intero università, ma se anche non c'erano dei calcolatori al di fuori di matematica in quell'epoca collegato a internet. E poi configuriamo anche altri servizi importanti come per la posta elettronica. Quindi i domini dmunivo.it e csunivo.it erano in grado di inviare e ricevere posta elettronica dopo questo passaggio. E questo rappresenta un punto di svolto, almeno nella mia carriera di ricerca e attività di ricerca e anche professionale, perché fino a quel punto avevo diversi ruoli, essendo membri del comitato editoriale di riviste scientifiche, ACM Transactions on Computer Systems e Springer Verlag Distributed Computing. Essendo membro del comitato editoriale vuol dire che uno gestisce un certo numero di lavori sottomessi, ottenere delle recensioni dai referee e poi arrivare a una decisione di accettare o rifiutare il lavoro. Tutto questo lavoro fino a questo punto era fatto con versione cartacea, cioè i lavori arrivavano stampati su carta, uno doveva fotocopiare, inviare le copie ai potenziali recensori e aspettare che restituiscono loro recensioni sempre via posta normale. E tutto questo ovviamente comportava dei ritardi enormi, mesi, anni, perché molte delle richieste venivano o rifiutate senza risposta perché uno non voleva fare il referaggio. Quindi tutta questa attività fatta con versione cartacea era pesantissimo e richiedeva dei ritardi notevoli. Quindi il fatto che era partito il servizio di posta elettronica era un passo enorme per questo tipo di attività, perché adesso uno poteva ricevere sottomissioni in forma elettronica, inviare ai referee in forma elettronica e aspettare che arrivino le recensioni in forma elettronica, velocizzando tutto il processo enormemente. Nel frattempo il protocollo TCP/IP sta prendendo piede in tutta l'Europa e nel maggio dell'89 si forma l'organizzazione Réseau IP Européen, denominato RIPE. E questo è importante perché in quell'epoca in Europa c'erano due movimenti. Uno che partiva dai enti governativi e società di telecomunicazione che spingevano verso l'adozione dei protocolli cosiddetto ISO-OSI, International Standard Organization Open Standard Interchange. E questo era un mondo. L'altro mondo comprendeva il mondo accademico e mondo ricerca che premeva altamente interoperabilità con colleghi internazionali, soprattutto quelli americani. E questo campo invece spingeva per l'adozione di TCP/IP perché era diventata la lingua franca delle reti di ricerca. La prima riunione di questo RIPE a Amsterdam, in cui la rappresentante italiana era un nostro collega di CNUCE, Pisa.
Ecco, questa invece è la mia richiesta al Hostmaster di Esarhaimic del 25 dicembre del 1989. Mi chiedete perché mandavo un'email il giorno di Natale, 25 dicembre, perché non avevo nient'altro da fare. Quindi invio questo mail chiedendo che venga assegnati all'Università di Bologna un'altra classe di indirizzi IP, classe B, per collegare calcolatore all'interno dell'Università di Bologna. E indico come io sono l'administrative contact, come technical contact indico il collega Renzo Davoli, che come vi dirò tra poco, che era il mio complice in tutta questa faccenda. E vengo assegnato, quindi denominato Bologna Almanet. Questo nome avevo inventato io perché non esisteva, quindi pensando che una rete a livello ateneo fosse opportuno chiamarlo qualcosa che fa riferimento all'Università di Bologna, quindi Almanet era la mia idea di chiamarlo Almanet. Ecco, questa è la risposta dal Hostmaster che arriva pochi giorni dopo, 9 gennaio del 90, assegnando questi indirizzi 137.204, che per chi lo conosce sono indirizzi attuali che usiamo all'Università di Bologna. Quindi questo è il nome simbolico della rete, Bologna Almanet, con questi indirizzi. E questo invece è un'email che risale all'aprile del 90, inviato da parte mia da Renzo Davoli, collega Davoli, che propone un'architettura di una rete metropolitana che colleghi vari sedi sia dell'università ma anche di extra università tipo Cineca, anche CNAF. Quindi a quel punto il Telecom aveva fornito delle linee di comunicazione a velocità che per quell'epoca era altissima, 2 megabit, quindi c'è una rete backbone a 2 megabit che viene utilizzato per collegare questi vari sedi, e questo mail riguarda invece l'architettura di questa rete, propone di inserire un router a un certo punto per far funzionare tutto in maniera felice. E quindi questo potrebbe essere visto come la nascita di intranet che oggi abbiamo tra vari dipartimenti dell'università. Nel frattempo il protocollo TCP/IP sta difendendo anche a livello nazionale in tutta Italia, e nasce un gruppo denominato GAR-IP. GAR sta per Gruppo per Armonizzazione delle Reti della Ricerca, e questo sottogruppo di GAR si occupa della rete di ricerca che riguarda il protocollo TCP/IP. E questo è una verbale di una riunione di questo gruppo nel 22 giugno del 90, in cui tra partecipanti vediamo Asson e di Cineca, Davoli e il collega Davoli nostro, Bonito e di Cnuce, Gioi Marino e di Genova, Valente e Ghiselli e della CNAF, Valente non mi ricordo dove era, Renzo? Roma, di Roma, non so, qualche ente Roma. Comunque, quindi questo gruppo comincia occuparsi delle reti TCP/IP a livello
Italia, tutto dalla nazionale, quindi non solo locale ma nazionale, facendo per esempio, garantendo che indirizzi sono utilizzati in maniera efficace e non sprecati. Ecco, come potete immaginare, passano pochi giorni, arriva il primo intrusione alla nostra rete. E questo è il primo episodio che risale a febbraio del 93, in cui questo il log che vediamo che riporta il controllo quotidiano del sistema di file per l'integrità, e qui vengono riportati migliaia di errori. Qui vi ho fatto vedere solo alcuni primi. Quindi questo manda un segnale che qualcosa che non va. Quindi sappiamo che il nostro file system è stato corrotto in qualche maniera, e questo ci forza a indagare più profondamente, e scopriamo che l'origine, questo invece è il mio mail a questo ente CERT sta per Computer Emergency Response Team, che in quell'epoca sta in America, in cui riporta questo episodio di intrusione, dicendo che siamo stati compromessi, e do alcuni dettagli tecnici. E questo invece, qualche giorno dopo, è marzo del stesso anno, riceviamo questo mail da un istituto delle CNR, quello in particolare di macchine utensili, che indica che hanno identificato la persona responsabile per lanciare questo attacco verso di noi, perché noi avevamo identificato questo ente come punto di partenza dell'attacco, usando un'analisi forensica dei nostri log. E loro invece hanno identificato proprio il personaggio responsabile dell'attacco. Ecco, quello che voglio dire, tutto questo, ovviamente noi non siamo gli unici a subire degli attacchi anche in quei anni abbastanza innocenti, quindi il numero crescente di questi episodi fa sì che nel 94 nasce la versione italiana di questo ente CERT, cioè Computer Emergency Team Italia, e nasce, e come dice questo mail, diventa un punto di riferimento per quello che riguarda la computer security per tutta l'Italia. Quindi invece di dialogare con CERT americano, adesso a questo punto in poi abbiamo un interlocutore nazionale per diffondere questi tipi di informazioni. Non solo diffondere, ma anche diventa un punto di raccolta di informazioni utili per prevenire futuri attacchi. Quindi questa è la nascita di CERT Italia. Vabbè, nel 92 crea una collana denominata UBLCS, che sta per l'Università di Bologna Laboratory of Computer Science, che diventa un canale per diffondere i technical reports dai membri del dipartimento, perché il dipartimento ancora non è nato, perché il dipartimento di informatica nasce nel 95. Fino a questo punto abbiamo docenti di informatica che pubblicano i loro risultati di ricerca attraverso questo canale di technical reports. Quindi questo diventa un repositorio, e i report sono creati in un formato PostScript, che è precedente all'attuale PDF che usiamo ormai oggi per diffondere in maniera elettronica informazione che di solito si trova versione stampata. Quindi questo diventa un punto di diffusione dei risultati in maniera molto tempestiva, perché fino a questo punto, se uno pubblicava, aveva un risultato di ricerca per diffonderlo velocemente, l'unico modo era di stamparlo, fare fotocopie e inviarlo in giro ai colleghi sparsi per il mondo. Era l'unico modo.
Anche questo, come potete immaginare, non solo era macchinoso e costoso, ma ha anche ritardi notevoli. E poi non si sapeva a chi mandare, perché non può ovviamente indovinare tutti quelli potenziali interessati. Invece in questa maniera tutto il report erano raccolti in un unico punto, e chi voleva venire periodicamente per vedere quali erano le ultime versioni, poteva scaricarli come file PostScript e poi, volendo, anche stamparli su carta. Ecco, come sappiamo, il World Wide Web nasce nel 89 a Ginevra, a CERN, da questo personaggio Berners-Lee, e diventa dominio pubblico nel 91. Quindi nasce nell'89, però fino al 91 rimane un mezzo interno a CERN, e poi nel 91 diventa pubblico. E prima dell'arrivo di World Wide Web, i canali di comunicazione erano più o meno tutti testuali: email, posta elettronica, listserv per mailing list, FTP per file transfer, cioè trasferire file in formato digitale, Gopher per fare ricerca su internet, e NetNews, quello che abbiamo parlato poco tempo fa. Quindi tutto questo era fortemente basato su informazione testuale. Il primo sito italiano su web compare nel 93 e appartiene a un ente di ricerca in Sardegna, CRS4, sta per Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori, che si trova in Sardegna. Quindi questo è il primo presenza italiano sul World Wide Web. Invece nel 95 nasce il Dipartimento di Informatica all'Università di Bologna. E il sito di questo dipartimento ha questo indirizzo www.cs.unibo.it, e la prima versione di questa pagina viene costruita da me proprio con le mie mani, cioè senza usare nessun tipo di strumento che abbiamo oggi a disposizione, proprio scrivendo codice HTML mano a mano. E poi qualche anno dopo, nel 96, e va online il primo sito dell'Unibo, home page dell'università Unibo, risale al 97, scusate. Quindi il Dipartimento di Informatica ha una presenza su web nel 95, Unibo Università invece entra nel web nel 97, 2 anni dopo. Preso dal Internet Archives, non so se lo conoscete, questo servizio fa proprio dei snapshot di tutte le pagine web per il mondo e li memorizza su un mezzo di archivio. E utilizzando un servizio che si chiama Wayback Machine, si può tornare indietro finché volete, fino alla prima versione di quella pagina, proprio con uno slider in cima che si può avanti dire, quindi una specie di time, macchina del tempo, che fa vedere quella pagina come cambia col tempo, con anni che passano. Finisco. Arrivato il momento di ringraziamenti. Quindi per primo ringrazio i colleghi di matematica per avermi sopportato tutti questi anni. Per primo Ilio Galigani, che per me è stato come un padre, posso dire, perché proprio la mia presenza Italia, Bologna, come avete visto, proprio dovuto a lui. Quindi ringrazio moltissimo Ilio, e poi anche il collega Cerofolini, che è stato per me un grande amico nei primi anni, e poi Cerofolini proprio era un pioniere, perché era uno dei primissimi che ha riconosciuto il valore e l'importanza del sistema Unix in Italia prima che nessuno lo conoscesse.
Quindi è stato veramente un personaggio per me importantissimo. E poi altri colleghi come Cesare Parenti, Mirella Manaresi, Sandro Graffi, Antonio Bovè, che mi hanno dato una mano enorme, non particolarmente per aspetti tecnici, ma per sopravvivere questo sistema italiano e la burocrazia, per me sono stati fondamentali. E poi anche colleghi di matematica, di fisica, Sergio Focardi, che era preside della facoltà di scienza quando sono arrivato, e poi colleghi Palmonari e Giacomelli, anche loro hanno avuto un ruolo importante per l'informatica bolognese per via del corso di studio. E poi quando sono arrivato ho trovato un gruppo di giovani studenti neolaureati pieno di entusiasmo e energie che per me sono stati fondamentali. Per primo Renzo Davoli, che ho già nominato più volte, che per me è stato proprio a mio fianco in tutti questi passaggi che vi ho raccontato. Quindi se sono meriti miei, sono anche meriti di Renzo, tutto quello che abbiamo realizzato a Bologna. E poi Alessandro Amoroso, Lorenzo Alvisi, due laureati in fisica, dopo si sono trasformati in informatici. A Cineca ho avuto un grande aiuto da parte di Anarita Adualdi, Alessandro Asson, e poi a Genova dal Joy Marino, come aveva già cenato, Alessandro Berni, e poi finalmente a Pisa, a Cunuce, Vlasco Bonito e Marco Sommani sono stati di grandissimo aiuto per tutto questo faccenda. Bene, ho finito, vi ringrazio e posso rispondere alle domande se ci sono. Prima di tutto credo di interpretare il desiderio di tutti. Noi vogliamo ringraziarti sicuramente per questa esposizione, per avere con chiarezza attraversato le tappe fondamentali di quello che è stato lo sviluppo di Internet anche qui a Bologna. E quindi intanto ti ringraziamo moltissimo per la presentazione, poi per aver dedicato tanto tempo a questa attività che sicuramente ha avuto dei riflessi importantissimi per il nostro Ateneo. Bene, adesso vediamo un po' se ci sono domande. Prima di tutto, adesso vediamo di vorrei sapere intanto se ci sono domande qui tra gli astanti, e poi magari diamo la parola anche se c'è qualcuno in remoto. Quanti sono quelli collegati in remoto? Carissimo Vincenzo, 35. Tanto ringraziamo anche il dottor Lobuglio per l'assistenza tecnica in questa sala così un pochino antica. Ormai abbiamo raggiunto un buon livello di comunicazione e di nuovo mi dispiace per le figure. Comunque, ci sono delle domande, Benissimo. Ci dici chi sei dietro la mascherina, anche se ti riconosciamo? Sì. Tu. E sono Simone Martini. Più che delle domande ho delle considerazioni. Non chiudere. La prima considerazione, quella forse un po' più tecnica, è sulla mail che ti manda Sommazzi. Che ti mandano quella che nomina Saman. La possiamo vedere, la mail? Perché quella mail è... quella mail del dicembre dell'87... che ti dice che è tutto risolto. Ah, sì, Serazzi. Serazzi, scusami. Che ti manda Serazzi, perché quella mail, sarebbe interessante vedere l'envelope di quella mail, che per il non addetto ai lavori sarebbe tutto il testo che ci racconta che giro ha fatto quella mail prima di arrivare a destinazione. Perché se si guarda l'indirizzo del mittente, Serazzi sta chiaramente scrivendo da una macchina IBM. Cioè, sarà stato il 370 di Pavia o il 3033, cosa sarà stato, e che è collegato in bitnet. E
la sta mandando a un indirizzo, eccolo lì, questo qua è il mittente, no? Il mittente, è un testimone dell'interconnessione delle reti quando ancora non c'era TCP/IP diffuso per tutti, per cui c'è un po' di bitnet, poi i bitnet si interfaccia su internet probabilmente in Wisconsin, e da lì parte la parte internet che arriva a Cornell. E questo è un periodo molto lungo di interconnessione fatto così, in cui c'erano forse è un aspetto questo che non è stato abbastanza studiato, di quanto è durata questa interconnessione strana fra le varie reti. Questa è la prima considerazione. La seconda è un ringraziamento, perché la tua esposizione mostra una cosa molto interessante, che c'è una parte che è la storia una cosa è la storia della tecnologia, che è molto interessante e che bisogna conoscere. Altra cosa ancora è la storia, è come quella tecnologia impatta sugli aspetti sociali, sugli aspetti umani, sugli aspetti anche artigianali, perché qui c'è tutta una storia di artigianato che serve per mettere in piedi, per mettere insieme tecnologie che ci sono tutte, che non state inventando nulla, però richiede un sacco di attività, attività umana, cioè c'è un impatto sull'organizzazione dei dipartimenti, sulla vita personale di una persona che scrive una mail il giorno di Natale, no? E a questo proposito forse sarebbe anche interessante sapere chi era il direttore di matematica, perché il direttore di matematica di sicuro era una persona di grandi visioni, perché per dare al neo arrivato informatico tutto sommato di una disciplina eccentrica rispetto al mainstream della matematica, tutta questa libertà e forse anche dei fondi, certamente era una persona illuminata, non ho idea di chi fosse. Mauro Fabrizio. E una terza osservazione, anche questa è un'osservazione così, non, è che noi qui a Bologna, certamente negli anni 80, cioè, come ce l'abbiamo adesso, anche negli anni 80 c'erano gruppi di telecomunicazione molto, molto buoni, fortissimi gruppi di telecomunicazioni a ingegneria. In tutta questa storia la parte di ingegneria è assente. Tu non l'abbiamo quasi mai o mai nominato. Ecco, anche capire questo, capire perché c'è stata questa differenza di considerazione, no? Dell'aspetto computazione di pacchetto, legarsi a internet piuttosto che a bitnet. Capire questo credo sarebbe molto interessante proprio per questi aspetti sociali della tecnologia. Sì, grazie Simone, è giustissimo quello che dici, aspetti sociali. Infatti quando ho annunciato alla mia famiglia che avrei fatto questo seminario, mia moglie ha subito fatto una battuta, perché lei in quei anni era studentessa di matematica, dicendo che si ricorda con effetto vedere me e Renzo Tavoli girare per i corridoi di matematica con cavi, fili in mano. Che è vero, abbiamo proprio steso dei cavi, fili, io e Renzo. Abbiamo fatto anche quello. Professor Contucci. Ciao Zolp. Ciao. Pierluigi Contucci. E anche la mia non è una domanda, è un'osservazione molto semplice, che segue quella di Simone. Questo bel seminario sarebbe bello vederlo scritto, perché è un pezzo di storia della nostra università. Ma cioè magari se hai tempo, non scritto come un libro, articolo, però no, ma se hai tempo non è una cosa che ti chiediamo ovviamente subito, ma con un po' di tempo potrebbe essere scritto, e anche quelle immagini mancanti potrebbero essere diffuse a tutte. C'è veramente un pezzo di storia della nostra università, di come, diceva Simone, si interfaccia la tecnologia con lo sviluppo scientifico. L'osservazione di Simone che a cui tengo particolarmente è quella in cui dice il Dipartimento di Matematica è stato, insomma,
illuminato. E questa è un qualcosa che insomma, va magari andrebbe evidenziato. Spesso le scienze dure, quelle più astratte, come la matematica, sono molto aperte verso le novità tecnologiche, in un certo senso a volte più aperte di quelle discipline, sempre appartenenti alle scienze dure, che sono per loro stessa natura tecnologiche, come l'ingegneria, eccetera. Quindi un tuo contributo scritto sarebbe di grande insegnamento per i giovani. No, volevo dire che molto di questi è dovuto alla fiducia che Galigani ha avuto in me. E se non fosse stato quello, non saremmo partiti per niente. Ho avuto una fiducia cieco, perché ci siamo conosciuti proprio pochissimo. Durante il soggiorno a Pavia frequentavo Bologna spesso, perché avevo fatto amicizia con un ragazzo laureato di fisica in una scuola estiva che lavorava a Cineca in quell'epoca. Quindi, venendo a Bologna in varie occasioni, mi sono fermato per salutare Galigani, perché mi era stato nominato da Magenis di Pavia, essendo tutti e due analisti numerici, si conoscevano ovviamente molto bene, e Magenis mi ha suggerito di trovare Galigani se passavo di Bologna, e infatti l'ho fatto, ma giusto per salutarlo. E poi però è questo fatto sì che lui ha voluto proprio in maniera cieca di chiamarmi come un personaggio sconosciuto. Io potevo restare qui qualche mese e poi andarmene via, come hanno fatto molti dei vincitori di questo concorso che venivano dall'America. Molti di loro sono venuti preso servizio e qualche mese dopo sono tornati in America. Io sono uno dei pochissimi che è rimasto in Italia. Posso prendere spunto da questo che tu hai detto per farti una domanda, ma così, cioè sempre abbastanza generale. Eri un giovane, insomma, da come capisco io, un giovane brillantissimo in una scena internazionale. E come mai hai deciso l'Italia, quando forse potevi scegliere qualunque altra nazione nel mondo, visto appunto le tue credenziali? Così, se te lo posso chiedere, no? Anche perché poi capisco e vedo molto nella tua presentazione anche lo sforzo che hai fatto per superare tutti gli step burocratici di una vicenda estremamente complicata. No, era proprio una passione per l'Italia. Non so come altro spiegarlo, era il motivo perché ho cominciato a studiare italiano nei anni inizio 80, prima che ci fosse nessun prospettivo di venire a vivere in Italia. Io ho proprio cominciato a studiare la lingua perché consideravo una bellissima lingua, e poi ero stato in Italia come turista ovviamente più volte, quindi ero proprio un amore a prima vista. Lo posso dire. Mirella, scusa, prima c'era Mirella. Sì, Mirella. Ciao. Grazie a te, ciao. Quindi sono Mirella Manarese di Matematica. Intanto volevo rassicurare Oswald che non era l'unico a cui magari qualcun altro mandava accidenti perché aveva fatto ritardare il concorso, perché quello di geometria fu bloccato un anno per un polacco. Anche lì non si capiva perché c'era il problema della reciprocità. Secondo, io volevo veramente ringraziarti per quello che hai fatto, perché io che ho vissuto quei momenti nel Dipartimento di Matematica è stato proprio un cambiamento epocale, cioè prima non c'era nessuna forma di collegamento al mondo, nemmeno il telefono, perché era solo nelle stanze degli ordinari con qualche telefono sparso nei corridoi, dopodiché ci siamo trovati che tutti dalla nostra scrivania potevamo comunicare con tutti, quindi veramente noi ti siamo estremamente riconoscenti. Siamo riconoscenti anche a Galigani, con cui abbiamo litigato forse natamente, tutti noi, penso anche tu, io sicuramente molto, però ripensandolo, sono sempre
stata riconoscente per alcune cose che ha fatto, e poi a Fabrizio, che secondo me, come diceva Simone, è stata una persona molto lungimirante, secondo me è stato un grande direttore di matematica. Anzi, mi dispiace che oggi non sia qui perché abbiamo mangiato insieme. Ma infatti gli investimenti oggi sembrano spiccioli, pochissimo, però per quell'epoca erano milioni e milioni di lire comprare queste attrezzature di avanguardia. Non era una cosa da piccolo. Sì. Prego, Manuel. Solo due parole, ho supposto uno Boari, per ringraziarti per questo bellissimo intervento che hai fatto, che ci ha fatto, mi ha fatto anche rivivere tanti anni che in qualche modo abbiamo anche passato lateralmente, diciamo così, assieme. E in particolare per ricordare il tuo intervento fondamentale nello sviluppo dell'attuale rete di Ateneo, che insomma allora non era una cosa così semplice. Tu eri un po' il nostro punto di riferimento. E volevo con questo ricordarti, tu ricorderai sicuramente anche le figure di Paolo Capiluppi, professore di fisica, e di Federico Del Pino, professore di astronomia, che tanto hanno insieme con te partecipato allo sviluppo della rete di Ateneo. Quindi era soltanto un complemento alla tua esaurientissima e bellissima presenza. No, hai perfettamente ragione. Mi sono dimenticato di ringraziare certamente Capiluppi, che abbiamo trascorso molti anni insieme in vari ruoli, quindi sicuramente un nome molto molto importante per questo campo. Alberto. Sono Alberto Parmigiani. Io volevo, hai menzionato quel hackeraggio che c'è stato. Sì. Allora ti volevo chiedere anche una cosa, una mia curiosità. Hai fatto crescere la rete, l'abbiamo visto perfettamente. Quali sono stati altri problemi di sicurezza? Perché l'hai fatta crescere, ma è cresciuta in sicurezza e stabilità. Ecco, questo tipo di attività, come è stata affrontata? Ma ovviamente i primi anni erano anni molto difficili perché eravamo molto vulnerabili. Era prima dell'esistenza delle tecnologie firewall, cioè proprio non esistevano. Quindi, e poi non c'erano mezzi automatici per monitorare la rete contro intrusioni. Quindi era tutto fatto in modo manuale, esaminando questa valanga dei log prodotto dal sistema per vedere se c'era qualche anomalia che poteva essere un segnale di qualche intrusione. Quindi erano anni difficilissimi e poi episodi sono cresciuti in maniera esponenziale, ovviamente. Quindi, sì. Volevo aggiungere il oltre alla doverosa citazione di Capiluppi, ho visto, anche perché appunto in quegli anni Capiluppi per noi che stavamo nell'area biologica è un riferimento per cercare di avere delle connessioni, ho visto anche passare Ghiselli e quindi il CNAF. Hai collaborato anche con l'INFN e CNAF? I fisici che ruolo hanno avuto? Ti hanno aiutato in tutto questo? Ho avuto contatti con Ghiselli e anche con il direttore più avanti, che era Remidi. No, anche loro sono stati molto coinvolti nella crescita della rete bolognese, però ho avuto un contatto meno forte con CNAF. Abbiamo delle domande dall'esterno? Se qualcuno volesse intervenire dall'esterno può attivare il microfono. No, è Zoom. Quindi c'è una manina da attivare. No. Renzo.
Tu prima mi hai ringraziato, sono io a ringraziare te. Tu hai detto che c'era entusiasmo in quei giorni, ma era la risonanza dell'entusiasmo che portavi nel gruppo e quindi era anche riflesso l'entusiasmo. Ti devo ringraziare perché grazie a te, come maestro, ho avuto a disposizione questo ambiente innovativo rispetto al panorama italiano che mi ha consentito di fare esperienze che sono state fondamentali per la mia vita. Grazie. Qualcun altro vuole fare commenti? Aggiungere qualcosa? Quindi di nuovo grazie infinite per la tua presentazione. E grazie anche al professor Donatiello per averti coinvolto. Buona serata a tutti.